leggo nelle scritture parlano chiaramente di predestinazione. Predestinazione a che cosa? Predestinazione a essere conformi all'immagine del Figlio di Dio. Quindi vi è una predestinazione, ma deve essere inserita ovviamente nel quadro biblico. C'è una elezione, quindi una scelta, va bene? Ed è scritturale. È una scelta che viene esercitata da parte di Dio a salvezza, naturalmente, ed è scritto chiaramente eletti secondo la prescienza, pregnosis, cioè la preconoscenza di Dio Padre, essere cosparsi dal sangue di Cristo. La lettera di Pietro lo troviamo scritto esplicitamente nella lettera agli Efesini, però deve essere inserita all'interno, diciamo, di un contesto più ampio. Il problema qual è? Il problema è che la dottrina della doppia predestinazione, ovvero che il Dio avrebbe creato nella sua sapienza delle persone per salvarle e altre le avrebbe create appositamente per mandarle all'inferno, ovviamente non è biblica. Però è stata sostenuta nel passato come nel presente anche da alcuni che prendono a pretesto dei testi scritturali fuori contesto, come Romani 9, quando sta parlando di una predestinazione di un servizio, okay, di Israele che doveva servire a essere luce per i popoli. Quindi non si sta parlando di una preselezione, ma di una predestinazione a un compito. La scrittura è molto chiara, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, questo è il desiderio del cuore del Padre. Tuttavia, il Dio che secondo la sua preconoscenza ha eletto, quindi ha scelto, ha chiamato a sé determinate persone, è altresì scritto, ovviamente, ma questa sua preconoscenza da parte di Dio è dovuta alla sua, come dire, al suo conoscere ogni cosa, capisci? Perché il Dio è onnisciente, Dio non ha bisogno del tempo per entrare nella vicenda umana, Dio è fuori dal tempo umano, Dio è il creatore del tempo umano, addirittura c'è scritto che il Figlio di Dio è stato ben preordinato prima della fondazione del mondo, l'agnello di Dio in Apocalisse è scritto che è stato immolato alla creazione stessa, dove nel cuore di Dio è già avvenuto questo sacrificio, non so se sono riuscito a spiegarmi. Quindi mentre noi ragioniamo con i nostri strumenti del tempo e dello spazio, come è giusto che sia, ebbene il Dio nel suo piano salvifico che comprendeva la crocifissione, il sacrificio espiatorio del suo figliolo, dell'agnello purissimo, lui al tempo stesso già conosce ovviamente chi avrebbe come dire, usufruito, accettato, ricevuto Gesù Cristo. È in funzione di questo che è scritto che i nostri nomi sono scritti nel libro della vita avanti la fondazione del mondo, Apocalisse capitolo 13. Quindi può essere un po' complesso da un punto di vista, diciamo, umano da comprendersi, però ricordiamoci una cosa, che la preconoscenza di Dio non esclude la scelta dell'uomo, che in definitiva questa scelta dell'uomo di accettare o rifiutare il sacrificio di Gesù spetta a ciascuno. Capisci cosa intendo dire? Il fatto che il Dio nel suo cuore lui lo sappia è un altro paio di maniche, ma fondamentalmente l'offerta della salvezza è stata per tutti gli uomini, il sacrificio espiatorio di Cristo ha valenza per tutti gli uomini, mentre invece per esempio l'ala calvinista che predica questa doppia predestinazione sostiene che è un sacrificio parziale solo per alcuni, ma in Prima Giovanni noi leggiamo scritto che questo è il sacrificio, e Cristo è il sacrificio espiatorio per i nostri peccati e per il mondo intero. Quindi Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo proprio figliuolo affinché chiunque crede in lui, suo unigenito figlio è stato donato affinché chiunque crede in lui. E non è il Dio a escluderne alcuni con parzialità, perché il Dio non vi è
in Dio non c'è alcuna parzialità. Dio, nel cuore di Dio, è il desiderio che ciascuno sia salvato, che nessuno perisca. Dice l'anima mia in Ezechiele, non vuole che l'empio perisca. Tuttavia l'uomo, sebbene malato nel suo arbitrio, sebbene, diciamo, come dire, impedito sotto tanti aspetti, è comunque supportato dalla grazia affinché faccia la giusta decisione. Ecco, e poi è chiaro che ciascuno di noi conseguisce quello che lui riceve oppure rifiuta, perché l'amore. Fondamentalmente, di base, dobbiamo capire questo concetto, perché altrimenti non ne veniamo a capo. È vero che c'è la grazia preveniente di Dio che prepara i cuori, che, come dire, li attira, li attrae a Cristo. Però ricordiamoci che l'amore, la salvezza, non può essere imposta, ma può essere ovviamente proposta. Il Dio cerca col suo amore, fa in modo di conquistare i nostri cuori, ma un'imposizione non sarebbe amore. Sarebbe una violenza, sarebbe come dire una sopraffazione. E Dio non ha mai deciso di creare dei robot, come dire, che non abbiano la volontà di rispondere liberamente a questo invito di amore, capisci? Questo è importante da capire, che tante volte vengono presi dei versetti che hanno ben altri significati. È necessario che vengano compresi nel loro contesto. Ripeto. Dio che preseleziona alcuni per mandarli appositamente all'inferno non corrisponde al Padre del nostro Signore Gesù Cristo che viene presentato da Gesù, che viene presentato nei Vangeli, un Padre amorevole, un Padre che ha tenerezza verso gli ultimi, un Padre che è premuroso verso proprio i più fragili, i più disperati, che elargisce la sua grazia verso l'umanità intera. Però appunto perché è grazia, la grazia deve essere accolta, ma però può essere anche rifiutata. Tant'è vero, e concludo, Luca capitolo 7 c'è scritto che Gesù, parlando degli scribi e dei farisei, disse: non accogliendo la predicazione di Giovanni il Battista, rifiutarono il disegno di Dio per loro, o in un'altra traduzione, vanificarono il disegno di Dio per loro. Quindi allora per loro c'era un disegno. E quindi cosa lo ha vanificato? Il loro rifiuto, la loro non accettazione. Allora il disegno coinvolgeva anche loro, ma non fu ovviamente per loro, diciamo, salvifico, in quanto rifiutarono il disegno di amore e di salvezza che Dio aveva preparato anche per loro. Quindi, in ultima analisi, questa grazia può essere accettata o rifiutata. E la predestinazione è di entrare in quel piano, ovviamente, di amore e di essere conformati al Figlio di Dio. Purtroppo vengono estrapolati dei passaggi biblici, vengono presi dei testi fuori dai contesti, non comprendendo che a volte i versetti, dobbiamo capire che sono stati messi i numeri solamente per una questione di ordine, ma non esistevano in origine. In origine era tutto un discorso unico, quindi va letto tutto il discorso. Non puoi prendere Romani, per esempio, capitolo 9 e togliendo i precedenti capitoli 6, 7, 8 che giungono a Romani 9 per continuare in Romani 10 e Romani 11, dove si sta parlando di un piano di Dio che coinvolge ovviamente l'umanità intera in Cristo. Quindi in Cristo siamo eletti. Non dice eletti prima della fondazione del mondo. No, no. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti avanti la fondazione del mondo. Quindi è in Cristo che ci ha scelti. Però noi dobbiamo entrare in Cristo. Allora, quando noi entriamo in Cristo, entriamo in quella elezione, perché il Dio ci ha eletti in Cristo. Quindi, una volta che noi siamo inseriti nel Figlio di Dio, diventiamo figli nel Figlio, amati dal Padre e partecipi pienamente di quel disegno che Dio ha sempre saputo fin dalla fondazione del mondo, e questo ovviamente va oltre la nostra comprensione. Dobbiamo avere anche quell'umiltà di non voler ridurre, diciamo, a un ragionamento, come dire,
miserabile, un qualcosa che veramente rientra nel mistero di Dio.